Sei pronto? Non è cotta. Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video che sarà culinario. Siccome ve l'abbiamo spiegato, abbiamo il forno rotto. Oggi proveremo a fare la pizza in maniera diversa perché è sabato sera. Nel frattempo il ciucciotto che sentite, Tommaso che sta ciucciando. Siamo pronti? Ciao, sì, stavo dicendo, siamo pronti e questa volta la pizza non la faremo io e Tommy, ma la farà Ale. Sempre io? Sì, la fai tu. Ricordiamo che a impasti sono bravissimo. A impasti sei fenomenale. Sono già pronto, la fede me la devo togliere? No, mai. Poi l'esperimento di oggi non solo sarà l'impasto di Alessandro, ma anche provare a cuocere la pizza in padella e non al forno. Quello lo fai tu però. No, lo facciamo insieme. È per ovviare al problema del forno rotto. Iniziamo con gli ingredienti. Nel frigo serve qualcosa? No. Niente frigo. Però dobbiamo mettere la spesa. Mettiamo la spesa in frigo. Il macinato, la ricotta, un'altra ricotta. Il latte, poi un altro latte. Farina di tipo 0, questa ci serve. Farina di tipo 00000. 0 e 00, tutte e due. Tutte e due. Alessandro ci sta mettendo. No, ti sei visto, levati. Sto qua. No, levati. No, perché. Perché io stavo dicendo questa frase e lui è arrivato. Sto qua. Però non è vero, lui ci ha messo tanto. Dai, iniziamo. Vabbè, c'ho ancora iniziamo. La fede. Io la ricetta per la pizza in padella l'ho presa da Misia. Contenitore che vi ricordate abbiamo utilizzato anche per la crostata. Porterà sfiga. No! Ma senti, ma se devo pizzicare questa volta o impastare? Devi farne tutto, mo ti dico. Gli ingredienti: 500 g di farina 00, 500 g di farina 0, 500 g di acqua, io aggiungerei tiepida, 15 g di lievito di birra fresco, un cucchiaio di sale, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Dai, iniziamo, dai. Federica mi ammatta di questi biscotti, a voi piacciono? Sono pazzeschi. Perché sono quelli che può mangiare quando ha latta. Integrali, sono un po' più leggeri. Perché non si mangia il cioccolato, mamme, non si mangia. Scherzo, eh. Ovviamente ancora non abbiamo la bilancia perché siamo in quarantena, quindi non siamo più usciti. Cucchiaio per pesare la farina. Cucchiaio, allora mi ricordo, ogni cucchiaio sono 25 grammi di farina. Bravo! Quindi devi mettere 500 grammi di una e 500 grammi dell'altra. 500 grammi. Nel frattempo io preparo 500 grammi d'acqua tiepida con il lievito dentro perché va sciolto. Due volte questa boccetta sono 500 ml, quindi grammi d'acqua, è tiepida. Mescoliamo le due farine, così si amalgano bene. Qual è la differenza tra 0 e 00? Poi aggiungo il lievito all'acqua tiepida e lo facciamo sciogliere. E adesso va inserito nel mio impasto. E anche l'olio. Extravergine? D'oliva. Nel mio impasto, che è questo qua, che non è ancora un impasto, ma solo un miscuglio di farine. Comunque non fate caso alla cucina che è un po' in disordine, ma si sa. Che? Vabbè, senti, sa che siamo disordinati, Adesso alle farine si aggiunge l'acqua e il lievito e si inizia a mescolare. Io ti consiglio di iniziare con una forchetta. Devo fare la fontanella? Verso l'acqua. Vai. Si sta compattando. Che bello. Senti l'odore di farina. Di lievito. Ma puzza il lievito. No, amore, è buono. È più profumata la cacca di Tommy. Amo. Vedi questa tecnica? Girate il braciotto. È sbagliato? Sì, amore, dai. Io vi sto facendo il tutorial. Adesso è più amalgamata. Adesso aggiungiamo l'olio extravergine d'oliva e il sale. Io non so come mai cosa faccia Alessandro, però riesce ogni volta a distruggere le mie ricette. Però io ho seguito i tuoi consigli. Sì, ma è troppo liquida. Vi sembra liquida? Sì. Quanto olio? Uno e due. Ora, Ale, non deve venire così. Non è una cosa liquida. Lavate un po'. Finisci i miei sentimenti. Mani. Da 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 da. Federica mi ha insegnato. È schifo. Di mettere la mano tipo a paletta. Sì, ma lo stai mescolando. Lui sposta la pasta da un lato all'altro della ciotola. Oh, ma mica sono pizzettaro, no? Ho capito, ma se che fossi modo di pizzettaro fare? Uno potrebbe dire ammazza quanto è bravo Alessandro. Ma invece sono un semplice ingegnere, capito? Muoviti.
Capite che non posso fare pizze. Guardate, guarda. Sta finendo l'impasto. Ma che cosa? Un po' molliccio. Oh. Cosa devo fare? Non riesco a parlare, te lo devo fare. Cosa devo fare? Non riesco. Voglio fare. Dire. Piangere. Prendi la farina, va. Non so che cosa faccia. Basta, basta, troppo, troppo, troppo. Fai vedere il gesto con la mano. E che sto fa? Ecco. Guarda, facciamo una cosa. No, fermo un attimo. Però scusa, sta avvenendo l'impasto. Fila, mettile qua, va. Forza. Massaggio verso il centro. E devi ripiegare. No, no, no. Dai, no, fammi vedere, no. Mi si sta avvenendo. Te lo sto dicendo. Con le dita lo devi rimettere verso il centro. Non okay. Così. Mi si riappiccica le mani. Vai. Mi si riappiccica. Forza. Devi fare una palla, non la devi accarezzare. Mi sto legando i capelli, ragazzi. Io ve lo dico. Ma mi si riappiccica le mani. Non so più che fare, ho le mani così. Che cosa devo fare? Questo è quello che sta facendo. Levati. Dai, basta. Ce la possiamo fare. Aiutami. Dai, guarda che mi ha fatto. Come ho fatto? Hai visto come ho fatto? No, ero distratto a fare con la manina. Perché a me mi si appiccica le mani, non ho la sensibilità delle dita. Amore, devi intervenire tu. Mi si sta riappiccicando le dita. Cioè, si può lavorare così? Sembro un pesce. Alessandro, nei confronti degli impasti, è un po' come se avesse sempre le sue cose. Che proprio non ce la fa. Non ce la fa. Ma forse sono gli impasti che non vogliono me. Io ho sempre fatto questa ricetta. Non ho mai avuto problemi. Guarda lui che sta a fare. Non mi si stacca la le dita. Fai questo e adesso inizia a sbriciolare. Ho grande fiducia nelle tue capacità. No, amore, non ce la faccio. No, mai, amore, certo. Oh, verso il centro. No, non con le dita. Oh, vai. Così, bravo, spingi verso il centro. Vai, amore. Quando i problemi giungono a voi, voi non smettete di credere. Continuate. Bravo, adesso basta, basta, va bene. Sembra una caciotta. Hai finito? Smile. Mi sta facendo male la schiena. Adesso io preparo una teglia con la carta forno e tu devi fare 5-6 panetti all'incirca, viene, quindi 5-6 pizze. Cioè questa tortura dell'impasto è finita? Sì, però devi separarla in palline. Ah, ok. Comunque dai, tutto sommato sono stato bravo. Faccio i panetti? Vai. Devi strizzare come una mozzarella. Mi sei riappiccicata le mani. E dopo che avete fatto delle pallette così, le lasciate lievitare tutto il tempo che volete. Cioè nel senso, vi dico quanto tempo avete, le lasciate lievitare. Almeno un'oretta e mezza. Noi abbiamo, visto che si sono fatte le 6, ci abbiamo all'incirca 2 ore e poi dopo ci metteremo ai fornelli. Ah, ovviamente sulle palline cosa va fatto? Vediamo se te lo ricordi, lo faccio sempre. La croce. Bravo, amore. Oh, guarda, c'è un cuoricino. L'ho fatto io. Ecco, lo vedete? Questo qua, io ci vedo un cuoricino. Tanta immaginazione. Adesso, amore, con un coltello, per favore, vuoi fare le croci sopra la pizza? Ma perché le cose difficili sempre a me? Coltelloschi. Crocioschi, un'altra crocioschi. Se non dite crocioschi non viene bene. Che cos'è questo? Ah, io ci vedo un cuoricino. Adesso Federica torna e dice che ho fatto male anche le croci. Fatto. Amore, hai fatto le croci storte. Non sapevo. No, non è vero, sto scherzando. Pannoschi sopra per quanto tempo? Tutto il tempo che avete, ve l'ho detto. Un'oretta minimo, io direi. Così viene bella croccantina e leggera. Ci rivediamo direttamente alla cottura in padella. Ce la faranno i nostri rai? Non lo so. Ho appena riletto la ricetta e in realtà andrebbe lasciata lievitare 4-5 ore. Noi non ci abbiamo tutto questo tempo e non ce l'abbiamo mai tutto questo tempo. E è sempre venuta bene. Se avete tempo, meglio 4 ore, altrimenti... Questi sono i panetti d'impasto. Non sono cresciuti tantissimo. Però c'è una bella croce, eh? C'è una bella croce. Chi l'ha fatta? Bravissimo. Oh. Questa è la padella che utilizzeremo noi, bella fonda. E per cuocere abbiamo questo qua che è un coperchio che utilizziamo un po' per tutte le cotture. Ma l'importante è che copra bene tutta quanta la padella. Vedete? Questo bello coperto. E questo poi ha dei buchi qua sotto. Fori? Fori per far traspirare un pochino il vapore. Se no si fa lessa la pizza. Quindi quello che vi consiglio è, se non avete un coperchio magico come questo qua, per il coperchio lasciatelo un pochino alzato o metteteci, che ne so, una cosa di legno, un cucchiaio di legno, qualcosa che faccia un po' di spessore, così il vapore esce però fa comunque la cottura. Adesso passiamo a stendere l'impasto direttamente nella pizza, quindi è super facile. Tra l'altro si sporca anche poco perché va direttamente in padella. Vedete, così si stende, bravissima. Io avrei fatto meglio però, sono sincero. Guarda che ce ne sono 7. Ma soprattutto, Federica, perché lo stai facendo tu e non Alessandro? Perché se no qua mangiamo domani mattina. E già è tardi. Già sono le 8 passate. Ecco, noi la facciamo bella sottile. Quindi il panetto più piccolo riempie perfettamente la superficie della padella. Le farai tutte tu? No.
La passata Patty, la conoscete la passata Patty? È buonissima. Versate il pomodoro in maniera circolare. Comunque secondo me sarà un disastro. Salsicce. Amore, sono wurstel. Wurstel. Il wurstel è molto amato dai bambini. E infatti la faccio per te. Taglio del wurstel. Wurstel, lo sai che non si dice wurstel? Wurstel. Dice Brustel. Lo sapevate? Sapevatelo. Lo sapevate? Ma perché non facciamo uno smile? Bella idea, vero? Troppo tardi. No! Di sta cavolata gli è cascato un viuse. Il Brustel. Ti ricordi quando a Palermo ti portarono la pizza col Brustel centrale? Intero. Mi portarono una pizza con un wurstel centrale. Vabbè, cioè per intero. Ma non ce l'avevano sul menù. Non sapevano nemmeno cosa fosse. Prima pizza fatta, ma questa è in padella. Sì, in padella. Ma i wurstel come si cuociono? Se così, col calore. La mettiamo a fuoco alto per i primi 3-4 minuti. Poi chiudiamo, abbassiamo il fuoco e io la guardo. Però tipo 10 minuti dovrebbe essere pronta, dovrebbe. E se lei ti riguarda? Guardavo. Ne stiamo facendo un'altra con le patate e quell'altra già sta sul fuoco e adesso vi ci porto. Non ci si tocca il naso. Mi chiude il naso, che devo fare? Cioè, capelli nel naso. No, è dentro. Eccola qua. Si sta cuocendo, no? La prima pizza che ha finito e Federica ci sta mettendo la mozzarella. Poi, in teoria, dovreste rimetterla in padella e chiudere nuovamente il coperchio per farla sciogliere. Oppure, se vi piace più croccantina, vi consigliamo un minutino al forno. Se non avete il forno, ve la mangiate morbida, sciolta così in padella, che è buona lo stesso. Però invece a noi piace più croccantina, quindi ultimi 2 minuti grill al forno. Ne stiamo facendo un'altra. Ovviamente, quando fate questo procedimento, sarebbe meglio col fuoco spento, perché sennò vi ustionate. Guido, il papà di Fefe, ha preparato i supplì. Che sono più arancine dalle dimensioni. Arancine che supplì, però. Volevi dire arancini? No, arancine. Sembra venuta bene. Se non volete fare la crosticina o non avete proprio il forno che non vi funziona o non ce l'avete in generale, in padella, mentre questa si cuoce, mettete la mozzarella sopra, questa è grattugiata, la mettete già sopra. Questa adesso vedrete che si squaglierà e diventa tutta morbidosa. Che brava. Wow, vedi come si è cotto il salmone? Adriana, ma si deve cuocere così? Anche la mozzarella, sì. Delicious. E sotto viene bella croccante. Spengiamo la padella e la lasciamo un pochino freddare e facciamo gli altri impasti e li stendiamo. Senti, ma una a me, la fai fare o stavo no? Stavo dicendo, questa tocca a te. Cioè già premeditavi? Per favore, sì. Premeditavi già questo io maleficio? Si vede, ma io sono stanca. Cioè me la fa fare a me Adriana, ti rendi conto? Ma vabbè, guarda che sei capace, eh? Ne fai una pure tu però, eh? No, io già, guarda, già ci siamo andati da fare l'altro sabato. Vado a lavarmi le mani. Il pollice, l'altro pollice, il dorso, l'altro dorso e la Fede che ancora c'ha l'impasto. Sono pronto, iniziamo. Ah, dentro la padella? Allora vi spiego come si fa. Ecco. Prendete un panetto con la croce e un impasto fatto molto bene, devo dire. Adesso ti si riappiccica tutte le mani. Non sei simpatico. Ok, stendo, eh? Sì, cercando di essere omogeneo, di non toccare il fondo della padella perché ti ustioni. Da notare sempre questa tattica di Alessandro di usare i polpastrellini. Tutto qua c'è un buco. Ma com'è possibile? Non devono andare in giro nella padella, devono andare sulla pizza. Beh, mica tutta devo mettere. Sì, Ale, devi ricoprirla tutta, che? Guarda quanta crosta. Dovete fare una montagnetta di zucchine. Ma perché? Guarda il bordo che hai lasciato, ma sei canadese. Hai mai visto una crosta con del condimento? Amore, ma è troppa questa. Sarà una zucchina con della pizza. Sì, cioè le zucchine con un po' di pizza. Bravo, adesso accendo il fuoco. Bravo, mi hai detto. Bravo, amore, sì. Ho fatto una cosa giusta. Col coperchio. Ah, le coperchioschi. E voilà. Il momento è catartico perché c'è rimasto un panetto per una pizza e Alessandro vorrebbe tanto fare una pizza con i wurstel. Tuttavia sono avanzate anche delle patate. Pan di stelle? No, no, ma non ce l'hai la pan di stelle? Sì, l'ho comprata oggi. L'ha comprata? Bella. Verifichiamo. Sei pronto? Non è cotta. Amore, sì, è cotta. È cotta? Sì. Ma come fai a capirlo? L'impasto è cotto. Aia.
Mi ha fatto male. Si vede, bella. Adesso che facciamo? Ragazzi, poi se volete che vengo a casa vostra a farvi una pizza, scrivetelo nei commenti. Ricordatevi di taggarci Lost in Family Instagram, così vi condividiamo le vostre pizze in padella. Soprattutto, mariti, voi fate la pizza? E a breve vi faremo vedere tutte le pizze che abbiamo preparato. Non abbiamo il dolce. Pizza con la Nutella. La mettiamo su questo piattino per il forno. Come tiella. Si chiama? Tiella. Una tiella? Tiella o tiella? Tiella. No. Sei incollata? Sei incollata, sempre perché Alessandro ha fatto l'impasto perfetto. L'impasto perfetto. Ragazzi, cioè, ma che volete? Vengo a casa vostra a farvi gli impasti. Metto questa? Sì, vai. È calda? La mettiamo all'unico livello. Ok, chiudi. Vediamo com'è venuta, eh? Momento catartico. Bella. Forse l'ha cotta un po' di più. No, perché? Va bene? E non è bruciacchiata. La vuoi più bruciacchiata? Che l'hai fatta un po' alta, amore, per i tuoi standard, sappilo. Siamo pronti a fare una ciccionata. Lo vedete? Vedete? Guardate. E adesso diventerà così. Così! Guardate qua dentro cosa ci sarà. Cos'è questa cosa scuretta che tutti si chiederanno? Cos'è? Secondo me è crema di prugne. Abbiamo finito. Guardate che pizze. Questo è quello che ho fatto io. Patate, mozzarella, zucchine, funghi e mozzarella. E patate. E patate, salmone e zucchine e mozzarella. No, non c'è la mozzarella. Sì, sì, c'è la mozzarella. Anche la mozzarella. Questa è la mia preferita con i wurstel o wurstel. E poi una semplice margherita per le persone che non amano le zucchine, le patate, eccetera. Allora, noi vi salutiamo qua perché comunque è un video che mangiamo le pizze, ma chi interessa? Poi io mangio tutto me sporco. Anche perché di là abbiamo Adriana, Guido e nonna Pasqua che stanno morendo di fame. No, Nerone sta qua che fa la veglia alle pizze. Quindi voi iscrivetevi per restare in questa community fantastica. Se rifate le pizze, mi raccomando, taggateci su Instagram e mettete un mi piace a questo video per supportare gli impasti di Alessandro. E soprattutto noi che ci arrangiamo. Impasti ideale ti piace? Impasti ideale è carino, carino, mi piace. Hashtag impasti ideale e noi che ci arrangiamo. Quindi Alessandro farà altri impasti? Rispondete. Sì. Scopritelo in un prossimo video. Ciao, ciao ragazzi. A pezzi, sei uscito massacrato da sta avventura della pizza. Non farò mai più la pizza. Ma dai, ma che sei esagerato. Mi sono rimasto male.